Una nuova casellina del nostro calendario dell'avvento, un'altra sportellino da aprire e oggi siamo arrivati ad un giorno che per noi milanesi è un giorno ben noto, ben conosciuto, il giorno della nostra festa patronale, il giorno di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, questo grande padre della Chiesa, vescovo della città di Milano nell'epoca imperiale, nel IV secolo, è un santo che naturalmente nella storia dell'arte lombarda ha uno spazio, un'importanza, una rilevanza straordinaria. Ma per parlare di Sant'Ambrogio, detto anche che avremmo potuto individuare anche delle opere presenti nel Museo Poldi Pezzoli con la figura del nostro santo, ho pensato di spostarmi un po' lontano, addirittura in un dipinto che si trova negli Stati Uniti, in Colorado, a Denver. A dire la verità, è un dipinto che una ventina di anni fa è tornato a respirare aria di casa, è stato esposto a Milano al Museo Diocesano e io mi auguro che ci siano nuove occasioni per fargli attraversare di nuovo l'oceano. È una pala d'altare, un dipinto importante, notevole, impegnativo, una delle ultime opere monumentali di Bernardo Zenale. Zenale è un artista che attraversa, diciamo, le vicende della storia della pittura in Lombardia tra l'età sforzesca, il periodo della presenza di Leonardo da Vinci, anzi il dialogo con Leonardo è molto importante e poi si affaccia anche ai primi anni del Cinquecento. Questa pala d'altare ha una struttura piuttosto particolare perché vedete al centro della scena c'è la Madonna con il bambino, come è normale, a destra e a sinistra, questi due santi avanti con gli anni, a sinistra Sant'Ambrogio che sta quasi facendo giocare Gesù bambino con il suo pastorale e a destra, dalla parte opposta, vestito da cardinale, San Gerolamo. In secondo piano, alle spalle di San Gerolamo, c'è San Giuseppe, perché se noi guardiamo invece sotto il braccio, la mano del bambino, nella zona di Sant'Ambrogio, ci accorgiamo che c'è un asino si sta abbeverando in un ruscello. Allora, questo dipinto in realtà rappresenta curiosamente un riposo durante la fuga in Egitto e una visita anacronistica compiuta alla Sacra Famiglia dai santi Ambrogio e Gerolamo. La cosa molto particolare, però, è l'ambientazione, perché, come vedete, questa scena si svolge non in un paesaggio aperto e tantomeno in una architettura, in un contesto architettonico, ma in uno sfondo naturale. Uno sfondo naturale con la volta di una grotta, di una caverna. E allora vale la pena di ricordare che questo dipinto si trovava originariamente in un posto un po' particolare. Un precedente importante da citare è senza dubbio la Pala Sforzesca, questo grandioso, imponente dipinto oggi nella Pinacoteca di Brera, dove vediamo anche in questo caso la Madonna col bambino al centro della composizione. In basso c'è la famiglia di Ludovico il Moro e di Beatrice d'Este come donatori e osservate Sant'Ambrogio si trova sulla sinistra, San Gerolamo sulla destra, i due dottori della Chiesa li troviamo nella stessa posizione anche nella pala di Denver. La pala oggi a Denver si trovava originariamente a Milano nella chiesa di San Francesco Grande, una chiesa che oggi non esiste più, ma che era una monumentale chiesa francescana, alle spalle, a ridosso proprio della Basilica di Sant'Ambrogio. Si trova proprio dietro la Basilica di Sant'Ambrogio, dove oggi c'è la caserma di polizia. La cosa particolare, forse l'elemento più importante da ricordare in questo caso, è che in questa chiesa si trovava la Vergine delle Rocce di Leonardo e che Bernardo Zenale dipinge
Adesso ho inserito la seconda versione della Vergine delle Rocce, quella che fu effettivamente installata in San Francesco Grande, e questi due dipinti, la Vergine delle Rocce nella versione oggi alla National Gallery di Londra e la Pala di Zenale a Denver, si trovavano in due cappelle contigue nella chiesa di San Francesco Grande. E quindi comprendete molto bene che questa ambientazione rupestre, rocciosa, quasi speleologica da parte di Bernardo Zenale era strettamente legata al riferimento, al rapporto con un capolavoro di Leonardo che si trovava nella cappella di fianco. Ecco, pensate, nessuno di questi due dipinti è oggi conservato in Italia, a Milano, nemmeno sul continente europeo. Una è a Londra e l'altra è al di là dell'oceano, a Denver, ma originariamente si trovavano una accanto all'altra nella chiesa di Milano. È interessante osservare che nell'iconografia scelta da Zenale, Sant'Ambrogio è presentato con un gesto molto poco pietoso, perché Sant'Ambrogio sta calpestando un soldato romano, o forse vuole simboleggiare la figura dell'eretico, proprio perché Sant'Ambrogio è stato uno strenuo difensore del cristianesimo e dell'ortodossia. È una immagine un poco bellicosa, ecco, di un Sant'Ambrogio che viene rappresentato con il frustino in mano, con l'eretico sconfitto sotto i piedi, con questo aspetto da lottatore, impavido difensore della fede. Ed è il tipo di immagine che Zenale, anche in un'altra occasione, riprende, addirittura qui Sant'Ambrogio a cavallo che fa sventolare minacciosamente la frusta, e questo è un dettaglio degli affreschi dipinti da Zenale insieme al suo sodale Bernardo Butinone nella Cappella Grifi di San Pietro in Gessate, sempre a Milano. Questa immagine di un Sant'Ambrogio bellicoso e fisicamente robusto è piuttosto diffusa, ma personalmente tendo a preferire questa immagine. Questa è un dettaglio dell'incomparabile altare d'oro della Basilica di Sant'Ambrogio, uno dei tesori più straordinari della nostra città, un capolavoro della oreficeria carolingia eseguito intorno all'830, e ne nella parte posteriore, diciamo sul retro, in uno dei tondi abbiamo, vedete qui, Sanctus Ambrosius. Questo è Sant'Ambrogio con, vedete, l'aureola raggiante, e Sant'Ambrogio sta mettendo una corona in testa, un segno di omaggio e di gratitudine nei confronti di Volvinius Magister Faber, il maestro, diciamo, orafo Volvinio, che è l'autore di questo altare. Siamo nel IX secolo, in epoca carolingia, non possediamo nessun altro nome o nessun altro ritratto o autoritratto di un artista alto medievale. Solo da noi a Milano abbiamo questo privilegio. Volvinius Magister Faber, che con un sorriso si inchina a Sant'Ambrogio, il quale lo ricompensa idealmente per questo capolavoro. E se oggi qualcuno andrà a visitare la Basilica di Sant'Ambrogio nel giorno del Santo Patrono, rivolga uno sguardo all'altare d'oro, a questo meraviglioso tesoro, un'opera d'arte sensazionale, una gioia possederla nella nostra città. Grazie.